Ragazze, ragazzi, oggi vi parlo degli esami di giugno. Come voi sapete, abbiamo ridisegnato questi esami e li abbiamo fatto tenendo conto dell'emergenza della pandemia e dell'impatto che questa pandemia ha avuto sulla nostra vita quotidiana. Innanzitutto, ognuno di voi ha il diritto di essere valutato. Per questo abbiamo scelto una formula su cui voi state lavorando che vi consentirà di esprimere tutto il vostro percorso, quindi i 3 anni per i ragazzi più piccoli e i 5 anni per i ragazzi più grandi. Insieme ai vostri docenti, che vi accompagneranno passo passo, voi lavorerete ad un elaborato, cioè ad un lavoro che non è una tesina, ma è lo sviluppo di un tema attraverso un testo scritto, un prodotto multimediale o anche una presentazione pratica delle cose che voi fate. Questo sarà un momento fondamentale nella crescita. L'esame parte dal vostro lavoro e si svilupperà sempre con l'obiettivo di valorizzare il vostro percorso di vita. Con l'esame si passa da una fase all'altra della vita e questo è un momento importante, bisogna dargli tutto il peso. E allora il Ministero, i vostri docenti, tutta la comunità scolastica è con voi in questo percorso e vi permetterà di mettere a disposizione tutti gli strumenti, tutti i modi per farlo al meglio. Noi abbiamo fatto una pagina dedicata sul nostro sito con tutte le informazioni in grado di rispondere a tutte le vostre domande. La RAI avrà uno spazio dedicato agli esami e i nostri social, che voi sapete usare meglio di tutti, faranno questo, saranno a vostra disposizione. Cioè siamo tutti al vostro fianco. Quindi abbiate fiducia, ragazzi, abbiate fiducia in voi, abbiate fiducia nella scuola, abbiate fiducia soprattutto nel nostro paese. Stiamo tutti combattendo la stessa battaglia e voi siete fondamentali.